Una bomba fatta esplodere davanti ad una pizzeria nei pressi della Leopolda a Firenze poteva essere il primo atto di una guerra di camorra combattuta anche in terra toscana. A bloccare sul nascere l'insediamento stabile di un pericoloso gruppo camorrista a Firenze è stata un'indagine congiunta di polizia e guardia di finanza coordinata dalla direzione distrettuale antimafia toscana. Direi che i tempi veramente veloci li hanno tenuto fuori dalla realtà toscana, fiorentina in particolare, da questo tentativo di infiltrazione piuttosto violento. 13 le misure cautelari eseguite, una riguarda Luigi Cuomo, il fratello del capo del clan e titolare della pizzeria. Dopo l'attentato lo avevamo raggiunto al telefono. Ho deciso di salire su a Firenze per cambiare vita, per cambiare tutto. Ho capito. Mia moglie insegna, tutti quanti lavoriamo. Ho capito. Quindi lei non ha avuto nessun, non riesce a spiegarselo questo gesto? No, davvero no. Due misure riguardano professionisti che collaboravano con il clan, che è riuscito anche ad ottenere finanziamenti anti-Covid. Stessi indagati avevano richiesto ulteriori finanziamenti, ma in questo caso il sistema di prevenzione antiriciclaggio ha pienamente operato ed è stato impedito l'erogazione di questi ulteriori finanziamenti.